Quanto calcio vedi ancora in TV? Ma direi quasi tutto il possibile, ecco, mi sono sempre innamorato del calcio e quindi lo seguo sempre con particolare piacere, magari i tempi cambiano, si gioca un po' diverso, però non troppo, ecco, perché le regole importanti sono sempre le stesse. Che impressione ha avuto dopo queste prime due giornate di campionato? Beh, diciamo, fare delle previsioni dopo due giornate forse è prematura, No, ecco. impressioni ovviamente, non No, 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 pronostici. con l'impressione che certamente sono 5, 6, 6, 7 squadre che se la possono giocare, ecco, quindi dovrebbe essere un campionato più equilibrato, almeno al vertice. Le romane sembrano abbiano qualcosa in più, soprattutto per quanto riguarda la guida tecnica, Sarri da una parte e Mourinho dall'altra. Beh, indubbiamente sono due grandi allenatori e quindi riusciranno a tirar fuori il meglio dal materiale che hanno. Le rose sono abbastanza buone, magari non so, la Lazio forse non ha chiuso ancora del tutto, però direi che insomma, sono ben gestite e quindi dovrebbero fare un buon campionato. Partenza d'handicap della Juventus è solo un caso, c'è attinenza con la partenza di Ronaldo? No, l'attinenza forse no, ecco, però Ronaldo è Ronaldo, al di là che non è stata vinta la Coppa dei Campioni, però il contributo di gol annuale è sempre stato importante, quindi è già è una bella perdita, se vogliamo. Per quanto riguarda il calciomercato, si aspettava questi addii piuttosto clamorosi? Beh, sono sempre strani, ecco, perché poi sembrano che non debbano essere perché uno dice ma sto bene qua, sono straordinario, eccetera, e poi dopo sono dei professionisti e quindi insomma è la logica del mestiere, se vogliamo. Per chiudere la nazionale, l'Italia ha vinto gli europei, ci si ricorda molto dei successi dell'Italia, di Lippi, perché però l'italiano è innamorato sempre di più dell'Italia del 1982. Beh, l'italiano è sempre innamorato della nazionale, quella dell'82 perché è venuta fuori in modo molto spettacolare, sono stati fatti tantissimi gol, tutti su azione, quindi non sarà facile rifare un mondiale così con tanti gol fatti su azione per merito della squadra, eccetera. E quella di Lippi certamente ha vinto il mondiale anche lei, si sono battuti alla grande, magari con dei meriti, magari superiori, ma come spettacolarità credo che l'82 sia difficile da ripetere.